Ieri ho avuto un momentaccio. Mi sono sentita molto triste. Mentre ascoltavo la mia canzone preferita, ho ripensato al mio passato, a tutti i miei cambiamenti d'umore, ma non solo. È come se in questo momento andasse quasi tutto storto. Come se la mia vita andasse per il verso sbagliato. A volte mi sento allegra, felice, spensierata. E poi boom, arriva la tristezza. E tutto sembra nero. Basta niente, la minima sciocchezza. Per esempio, ve la faccio breve. La mattina, quando mi sveglia mio padre nel bel mezzo di un sogno, oppure dopo che mi sono vestita. E guarda caso non riesco a trovare la mia collana preferita, quella della mia migliore amica. Ma perché questi sbalzi di felicità in felicità? Non può andare tutto bene, o almeno normale. Non mi sembra di chiedere tanto, no? Ma poi che mi ripresenta tutta questa confusione? Attivo mia madre, ho scoperto che avevo fatto sega e mi ha fatto una scenata, una delle loro. E vabbè, che sarà mai? Che non si può saltare un giorno di scuola? Mamma mia, gli ho detto, allora così vado di scuola pure di domenica, no? Così recupero, tanto ormai. E lei mi ha detto, ma non dire cavolate, dai, piuttosto va a studiare che è meglio. E certo, no, tanto io per loro esisto solo per studiare. E mi dicono sempre, come va a scuola? E io mi sento come un pupazzo che sta fermo e immobile e nessuno si accorge di lui. È veramente una bruttissima sensazione. Io sono un adolescente ormai, non più una ragazzina di 6 anni. E quando mi dicono, amore, ne hai fatti i compiti? Mi verrebbe voglia di spezzargli le ossa, come un lupo mannaro affamatissimo che ha voglia di mangiarsi una pecora stupida. Il fatto è che io non mi regolo a volte, capire quel caratterino che mi ritrovo. A volte mi sento veramente molto triste, a volte invece molto allegra. È vero che le donne sono lunatiche, però non fino a questo punto. Ma forse io lo so il perché di questi sbalzi. Da ognuno di noi un piccolissimo cerchio che emana tristezza entrando in contatto col cuore. Beh, a dire il vero non è che ci chiedo più di tanto a questa specie di cerchio. Più che altro è che stiamo crescendo. Comunque, la cosa più brutta di questa età è che da una parte ci chiedono troppe cose e non si fanno mai i cazzi loro. È come se ci vogliono già cresciuti, già maturi, già responsabili. Poi però ti dicono, questo sì, questo no, questo va bene, quest'altro no. Oh, e fate pace al cervello, o siamo piccoli o siamo grandi. Ma forse deve essere più ottimista. Anche se, beh, è molto difficile. Comunque, la cosa sicura è che quando saremo grandi non cresceremo più. E non avremo più questi strani problemi. Vabbè, ma che stai a dire? Ma fammela finita con tutta sta storia, ma basta! Beh, però mio padre e il mio ragazzo a volte mi prendono in giro. Ma loro che ne sanno? Sono stupidi, non ci arrivano col cervello, cioè sono maschi. Io penso che noi donne esprimiamo di più i nostri sentimenti, pensieri e problemi, anche se non so né il perché e come facciamo.